Benvenuti quindi a questa puntata. Parliamo un attimo con Alex Flash. Domande dal mondo del wrestling web. Andiamo quindi. Un utente di Extreme Wrestling Managers ti chiede: molte ingiustizie sono avvenute ultimamente. Fernandez è fuori controllo. Nicolas Edward Wave corrompe gli arbitri. Pestaggi 3 contro 1 su Rafael. Ma tu non sei intervenuto. I tuoi fantomatici superpoteri non dovrebbero essere al servizio degli altri? Oppure pensi solo al titolo che porti alla spalla? Allora, innanzitutto voglio dire che, essendo un supereroe, non sono così egoista da pensare solo a me stesso. Questo me lo sono sudato, me lo sono guadagnato. Adesso avete ragione, non sono intervenuto, ma d'altra parte un supereroe è sì un supereroe, ma non può essere onnipresente. Sai, d'altra parte ho dovuto lavorare anche, non so se avete sentito, ma in Islanda è accaduto un fatto veramente terribile. No, veramente in Islanda non è successo niente che io sappia. Io lo sapevo, vedete? Io sono stato in Islanda, ho sistemato le cose, è stata una catastrofe naturale. E quindi nessuno ne ha parlato, perché prima ancora che qualcuno potesse parlarne, Alex Flash ha sistemato. Per quanto riguarda invece gli atleti, sai, d'altra parte, io do gli input e cerco sempre di stimolare le persone, questi atleti, a difendersi anche da soli. Però a volte non ci si riesce. Purtroppo queste volte Alex Flash non è potuto essere presente. Però quindi il male è nella TPW, non come avevi detto che l'avresti tolto da... La vera corsa non è ancora finito. Alex Flash vi promette che sarà onnipresente d'ora in poi. O meglio, ce la metterò tutta. Un attimo prima di concludere, una domanda che ti faccio io, che è questa, ho qualche puntata. No, aspetta, perché poi capite bene. Il pericolo, i disastri, i problemi non sono purtroppo solo all'interno della TPW. Quindi, oltre a sistemare questi, io devo smuovermi anche al di fuori, capisci, vero? È un po' un problema. Ora ti fermo un attimo io, perché c'è da andare avanti, c'è una puntata da concludere, quindi ti faccio una piccola domanda. Qualche puntata fa ho chiesto a... Ah, e poi un'altra cosa, volevo dire... Alex Flash, basta, ok? Se no ci sto cadendo. Perché sono stato anche... No, va bene, basta, ok? I tentari spaziali, i ciclopi bicefalo, non so se vi ricordate. Cioè, ragazzi... Devo finire questa puntata, mi fate delle domande? Oh... Uffa. Stavo parlando io, per favore non mi interrompere mentre parlo. Sono un supereroe, sono buono. Tanto si taglia. Però vedi, quando mi arrabbio, conquisto i titoli, sconfiggo le zanzare. Cioè, ragazzi, è utile ora che si arriva in estate. Allora, un'altra domanda che volevo farti io è che qualche puntata fa ho parlato con Rafael del vostro match campione contro campione, in cui hai vinto tu solamente per squalifica. Tu come la vedi quel match? Cioè, quale dei due è il campione più forte in TPW in questo momento? Da dire quale dei due è il campione più forte mi sembra un po' azzardato. Anche perché, cioè, sono due i campioni, uno pesi medi e uno pesi massimi. È difficile stabilirlo, qual è il più forte. Perché come avete visto nel match, andavamo di pari passo. Purtroppo quel match non rende giustizia alle nostre abilità. Non perché voglio dire che noi siamo i migliori, assolutamente, siamo delle persone... come tutti voi, come tutti gli spettatori. Semplicemente Killer Mask si è intromesso e quindi non ha dato modo a noi atleti di finire il match come doveva finire. Diciamo, è finito un po' prematuramente. E a proposito di Killer Mask, concludiamo questo lungo intervento. Io ti voglio augurare un in bocca al lupo per la tua prossima difesa contro appunto Killer Mask nella prossima puntata di Lavori in Corso, a cui io vi saluto e vi rimando per le prossime informazioni sulla TPW. Ciao Puristi. Hai visto cosa è successo? Voglio dire, siamo trattati veramente, non lo so, non è un trattamento da noi, non è un trattamento regolare, io non so più cosa dire. Sì, lo so. Vedi... Io e te meritiamo qualcosa di più. Io ti darò tutto quello che gli altri ti hanno sempre negato, tutto quello che gli altri non ti hanno mai dato. Perché ti farò un'offerta, ragazzo mio, che non potrai rifiutare. Sempre a spiarmi, a intercettarmi, a fare i vostri piccoli, stupidi giochi di potere. Ma voglio dire, io sono un uomo talmente sincero, talmente
bello e talmente carismatico che voi potete fare tutti i vostri sotterfugi con la telecamerina, venire lì a riprendere, ma non saprete mai cosa serve per voi. Perché dopo l'ultima puntata, dopo quello schifoso clandestino col baffaccio tutto di lato, bello sporco, che mi ha umiliato in mezzo al ring e contato per un conto di 10, e poi il pelato e quell'altro con capellacci lunghi, sporchi anche lui, sono arrivati tutti e tre e hanno fatto perdere Enrico Fernandez. Una sconfitta che mi ricorderò per molto tempo. Ma le cose cambieranno presto qui, perché da quando sono arrivato qui, la TPW è tornata dove merita di stare. Dopo l'ultima puntata, purtroppo, sono verificate troppe cose veramente disdicevoli. Io sono cose che io mi rifiuto di credere. Mi rifiuto che il Bulgaro mi ha schienato per un conto di 10, ma molto presto, Bulgaro e Tempesta e Rafael, vedrete cosa in serbo per voi. La rivoluzione sta per arrivare. La rivoluzione al nome di Enrico Fernandez. Iron, scusami. Ciao. Salve. Puntata di passaggio a livello. C'è una breve intervista. Ci sono le domande del Wrestling Web per te. Va bene? Dai, allora, la prima è di un utente del forum Extreme Wrestling Managers che ti chiede: hai sicuramente visto lo scempio accaduto nel match di Veleno? Hai intenzione di fare qualcosa per dargli una nuova possibilità, siccome non piace a molti che si sia ritirato in un match del genere? Allora, io rispondo a questa persona dicendo che nel wrestling ci sono scelte che gli atleti fanno, ci sono scelte che possono essere dolorose per il pubblico, possono essere dolorose per lo stesso atleta. Purtroppo per lui Veleno ha deciso di dichiarare che se avesse perso quel match si sarebbe ritirato, e inaspettatamente anche per lui, secondo me, lui ha perso quel match, come è andata lo sappiamo tutti, ma una stipulazione è una stipulazione e io a questo proposito non voglio e non posso fare niente. Ok, capisco la tua idea. La seconda, tu saresti quello che doveva portare la legge in 2PW. Certo. Però hai fatto tutt'altro, sei solamente stupido o hai un piano? Questa è del... Ragazzo, moderiamo i termini per favore, okay. Intanto. E comunque, io porto la legge, io sono la legge, qui si fa come dico io. Può sembrare caotico, può sembrare senza un'idea, può sembrare senza un piano, ma vi assicuro che io so quello che faccio, non vi preoccupate. Continuate a seguirci e vedrete. E a proposito di quello, ancora. Lo stesso utente, questo qui è un utente di World of Wrestling. Inizia una specie di delirio su delle bombe. Credo che parli di aumentare la quantità di donne negli show. Allora io rispondo a te, rispondo a lui, perché anche lui mi sembra interessato. Vieni qua. Allora, noi abbiamo una federazione dove un atleta si veste da pagliaccio. Abbiamo una federazione dove gli atleti per la maggior parte indossano delle maschere per non farsi vedere, degli atleti che non riescono neanche a capire in che parte di mondo sono. Uno è con la canottiera, uno si presenta con la canottiera. Io come faccio a metterci delle donne? Come? Spiegatemelo voi, secondo voi, ditemelo, è giusto? È giusto? Dimmelo anche te, rispondimi, ma è giusto? Non posso veramente, basta, io queste cose mi fanno arrabbiare, su.